Ehi, baby, ma tu giri con una pistola vera pronta all'uso? Voi siete tutti matti! Non è successo niente, ok? Non dire niente che non è successo nulla. Sta minchia! E stai un po' calmino. Eravamo nervosi. Ah, io devo stare calmo, teste di minchie. Calmo, ti ho detto calmo. Dove pensi di andare tu adesso con quel buco? Esatto. È difficile mischiarsi il mezzo al mazzo quando si è segnati. Ma voi siete tutti matti. Vieni dai, ti accompagno io all'ospedale. Alla fine puoi sempre ripiegare su una carriera da segnalibro. Bella asso. Ma quello chi era? Boh, era nel locale, si è attaccato a me, ce ne siamo bevuti un paio e poi si è accodato. Ciao ragazzi, sono sviluppatissimo. Sento già nelle narici l'aria della festa. Oppure è tutta la vitamina che ti succhi dal naso. Oh, forse sì, sono le vitamine che mi faccio. Ecco, a proposito di questo, io volevo... Non stressarmi già con le tue menate, Pier, devo andare in riunione, ciao. Festa? Che festa? Il tuo amato padre fa una festa di Capodanno quest'anno. Solo per provarci con l'ennesima soubrette da bancone. Non dirmi che non te l'aveva detto. Ehi, Pier, come sta andando tra il cibo e il bere? Lascia stare. Ieri ho dovuto sentire Narcos. Gli ho chiesto di procurarmi le bacche di goji e la stevia dal suo giro. Quei maledetti ingredienti costano un occhio della testa e ormai nessuno ci fa più credito. A mali estremi, estremi rimedi. Ma stai dormendo almeno un po'? Più di Narcos? Sicuro no. Ormai si resetta ogni due minuti, sembra il mio cellulare. Ascolta, io sono qua con Jones, il poeta, la star, la mente illuminata che muove i fili dei grandissimi scartati. Il nostro famosissimo progetto musicale Ska Dark Gothic Zumba. Siamo qua per sentire cosa ci offre il mio grande amico, che ha riconosciuto il nostro valore artistico. Né, Pierre? Cosa vi offro cosa? Beh, siamo professionisti, Pierre, musicisti veri. Siamo qua ad impreziosire la tua festa di Capodanno con la nostra musica originale. Ti ho portato anche la nostra demo, ascoltala. Lo senti che sound? Senti qua il passaggio a bomba. Adesso arriva, aspetta. No, forse il prossimo giro? Vabbè, comunque questo è il sound del futuro, Pier. Cosa pensavi darci, eh? Jordi, qua la gente vuole solo cover. Cos'è sta roba? Me la porti tu, la gente? Quante persone ti seguono? Cosa vuol dire quanti mi seguono? Cosa sono, dei cani? Beh, se non hai neanche una persona che viene ai tuoi concerti, forse il cane sei tu. Ascolta, perché non ti prepari una bella tribute band di roba che conoscono tutti? Siete bravi, io lo so! L'idea che hai trovato per la festa è davvero pazzesca, Flora. Ma smettila! Lo sai che ho semplicemente cavalcato l'onda della tua idea precedente? Sì, ma così riusciremo a dividerci bene anche Romualdo. È assurdo che non ci fossimo arrivate prima. Risolve ogni problema. E vissero tutte felici e contente. Andiamo a dirlo a Pier. Vuoi dirlo tu? No, dillo tu. No, dai, voglio che lo dica tu. Una tribute band? Ma sì, tipo, che so, i Queen! I Queen? Esatto, poi con tutte le canzoni che hanno fatto loro potete durare tranquillamente fino all'alba. Da quelle più dense alle epiche fino al lentone da limone. Vedrai che più ci pensi e più sarai contento dell'idea che ti ho dato. Mai sentito, Fauna? Suonano i Queen! Dobbiamo cambiare tutto. Dobbiamo fare il tema della reginetta che avevo in mente io. Oh, santa pazienza, no, Flora. Non c'entrano niente con le principesse. Ascoltami! Loro faranno i Queen! Hai sentito o no? Serve un balletto, dei bei vestiti a tema. Abbiamo un sacco di lavoro da fare. Flora, piantala con ste dannate principesse. Non se le sono mai filate nessuno quelle fighette da barca a vela. Chissà come mai una l'hanno messa in coma, una l'hanno chiusa in una torre e i sette nani preferivano andare a lavorare in miniera piuttosto che stare a casa con lei. Al diavolo le principesse! Facciamo una festa tipo Halloween! Ho già il vestito pronto. Sì, una gatta morta. Quanto ci pagheresti? Ragazzi, con sta storia del pagare... Ma tu hai presente quanto sto sponsorizzando questo evento? Quanta gente ci sarà? Sarà pieno! Voi salite sul palco e secondo me voi dovreste stamparvi un bel poster da appendere da qualche parte con l'indirizzo alla vostra pagina Facebook. Ce l'avete Facebook? No. Ecco, fatti Facebook. E tutta la gente che vi sente vi va a cercare. Insomma, per la gloria. Non per la gloria, dai ragazzi! Io lo faccio per voi! Dai, tribute band dei Queen! Avete 3 giorni! Poi, ovvio, da mangiare e da bere ci penso io. Ecco sì, almeno una buona cena sarebbe il minimo, che dici? Assolutamente, Jordi. Sei mio amico, no? Avrete accesso al menù esclusivo che sto studiando apposta per la festa. Ah, le polpette de merda! Vedrai che piattoni! Voglio che procuri una cosa per me. Voglio che trovi un elisir d'amore infallibile. Il Fosco deve innamorarsi ancora di me.
Tutti a Capodanno dovranno innamorarsi di me. E io li schiaccerò, io li metterò in friend zone, io li umilierò, carne da varenkil!